Ciao amico, oggi non sapevo se fare di questa canzone la classica introduzione parlata che faccio sempre oppure dare spazio subito alla musica. Ma ho detto voglio fare l'introduzione parlata perché alla fine la canzone è un capolavoro, ma ci sono anche tantissime cose, o comunque tante, comunque alcune informazioni molto importanti da conoscere. Prima di cominciare iscrivetevi al canale, commentate, mettete anche il pollice su insomma, oggi parliamo di musica italiana finalmente, ragazzi. Chi mi conosce sa che io sono un grande amante della musica italiana, perché nel giro dei musicisti ci sono quelli che suonano musica italiana o quelli che la odiano perché fondamentalmente la ascoltano quando sono da soli e non lo voglio dire a nessuno. Naturalmente non parlo di musica italiana che per forza deve essere Bocelli, Il Volo, anzi, insomma. Ma parlo di musica italiana comunque contemporanea, musica rock, pop, musica leggera, chiamiamola come ci pare, ma comunque musica che non ha niente da invidiare ai nostri colleghi oltremanica, oltreoceano. E appunto parliamo di un artista che è conosciutissimo oltremanica e oltreoceano. Parliamo di Zucchero. Ho la mascherina qua, la tengo. Sì, perché almeno quando lo vedremo, spero un giorno, quando sarà passato questo momento, ci ricorderemo. Ti ricordi quanto portavamo la mascherina? Vabbè, Zucchero, Sugar Fornaciari, Adelmo Fornaciari. L'album è Oro, Incenso e Birra, 1989, mi ricordo ce l'avevo questo CD, non era mio, era del mio babbo, me lo ricordo nel Oro, Incenso e Birra, forse il suo album più famoso perché conteneva dei capolavori tipo Diavolo in me, poi Nietzsche, che dice? Oh, questa forse la conoscete meno, poi cosa c'era dentro? Aspetta, leggo. Ah, c'era Overdose d'amore, cavolo, un overdose prodotto da Corrado Rustici. Se non conoscete Corrado Rustici, conoscetelo perché è uno dei chitarristi più influenti della musica italiana. Corrado Rustici ha prodotto anche recentemente tantissimi artisti italiani. Tra i più, diciamo, importanti, sicuramente non possiamo non citare i Negramaro con l'album del loro esordio, dove c'era Estate, dove c'era Mentre tutto scorre, eccetera. Infatti, sentite. Corrado Rustici è sempre stato uno con la mente proiettata avanti per quanto riguarda arrangiamenti e suoni, un chitarrista avanti, si può dire proprio avanti davvero. La canzone che vorrei farvi sentire è, secondo me, il fiore all'occhiello di Oro, Incenso e Birra. È una ballata, è un lento, chiamato come vi pare, è una ninna nanna, si chiama Diamante, ve la ricordate? Forse qualcuno se la ricorda anche per la colonna sonora degli Omogeneizzati. Che un po' la sdoganata. Spigola, Nasello, Orata, Salmone, Trota e Platessa. Però ecco, Diamante secondo me è un capolavoro. C'è da dire una cosa che non tutti sanno, che Diamante, il testo di Diamante è stato scritto da Francesco De Gregori. Quindi ragazzi, una coppiata vincente, Zucchero e De Gregori, insomma, non poteva che venire un capolavoro. La canzone è dedicata alla nonna di Zucchero che si chiama Diamante, si chiamava Diamante. Infatti, Zucchero dice di aver parlato a De Gregori di sua nonna e poi De Gregori, sotto questi racconti, diciamo, ha malleato il testo. È una canzone impregnata di Emilia, di pianura padana emiliana. Proprio quando l'ascolti, non so se è un fatto di suggestione, ma quando parte quell'introduzione lì, ci vedo proprio quei campi tra Modena e Reggio Emilia che sono stati la culla e tuttora sono la residenza di Zucchero. Alla fine, se sentite la versione originale, sentite anche delle voci fuori campo che dovrebbero, diciamo, riprendere la voce della nonna di Zucchero, di Diamante, che lo chiamava in dialetto. Non so, non credo sia la nonna di Zucchero, può darsi, non lo so, non mi sono informato, bisognerebbe chiedere. Non credo che sia lei. Comunque che chiama Adelmo, quindi proprio c'è un richiamo proprio alle radici. Dedichiamo questa canzone a tutte le nostre nonne, chi ce l'ha e chi non ce l'ha, perché sono un valore davvero importantissimo per tutti noi. Parentesi sentimentale, scusate, mi sciolgo. Io ho deciso di reinterpretare questa canzone alla mia maniera, quindi l'ho trasformata. Questa atmosfera, diciamo, emiliana, nebbiosa della campagna, ci ho voluto mettere dentro anche un po' di palude, appunto, comunque di States. Perché comunque c'è questa affinità tra l'Emilia Romagna, tra l'Emilia, specialmente il blues, gli Stati Uniti, vuoi per Zucchero, vuoi per Ligabue, insomma, vuoi per tutta questa fucina di cantautori che sono nati in quelle zone. Quindi l'ho voluta rifare in una versione un pochino più, passatemi il termine, rock. Meno sicuramente soft, un pochino, però comunque sempre una ballata d'ascolto, molto on the road, chitarra slide, piccola appunto, nella versione originale sentite un solo bellissimo. Io non sono un grande fan dei soli di tastiera, li trovo un po'
un po' obsoleti oggigiorno, no? Però se ascoltate quel solo, che non so onestamente chi lo può aver suonato, bisognerebbe che mi informassi, perché questo video l'ho quasi improvvisato, non ho preso tante informazioni prima di girarlo. Sentite che è un suono, forse è il suono di tastiera più bello che c'è, proprio perché non sembra una tastiera, e secondo me è stata suonata con il breath control, ovvero una tastiera al quale veniva collegato, dei particolari della tastiera, aveva la possibilità di collegarvici un tubicino di plastica, come quello del talk box, perché sa che cos'è il talk box. Il tubo in bocca mentre suonavi e soffiando, diciamo, nel tubo riuscivi a dare questa espressività tipica degli strumenti a fiato, però avendo un suono, diciamo, di sintetizzatore, comunque un suono, no, c'è una zanzara, un suono di synth, quindi una espressività abbinata a un suono più moderno, comunque per l'epoca. Vi ricordo che siamo nel 1989. Il solo io l'ho voluto ricreare con sia il solo che insomma tutto l'arrangiamento di chitarra è fatto con lo slide, quindi questo glissato, comunque questa atmosfera glissata e sinuosa l'ho voluta mantenere. Quindi vi invito ad ascoltare tutto l'album Oro, Incenso e Birra di Zucchero, anche perché è una copertina bellissima, ci sono delle canzoni bellissime, produzioni di Corrado Rustici, eh? E poi ora vi divertite a sentire la mia versione suonata da me alla batteria, al basso, alla chitarra, eccetera, anche alla voce. Cioè, ho cercato di fare il mio meglio, ma non è facile. Quindi Diamante, Zucchero, 1989. Yeah! Avvicineranno dall'alto di un cielo.